Dal 15 al 24 ottobre IKEA riscalda la notte. Come fa a farlo? Allora, abbiamo ricevuto un input dalle associazioni locali, c'era l'emergenza freddo e il bisogno di distribuire le coperte senza fissa dimora. Ci siamo organizzati raccogliendo i loro bisogni e abbiamo messo a disposizione i negozi per fare questa grande raccolta di coperte. Quindi chi ha una coperta in disuso che non vuole più utilizzare, cosa deve fare? Allora, deve essere una coperta calda, di lana, che copra un essere adulto in strada. E se non la usate più, potete riportarla ai nostri tre negozi, Corsico, Carugate e San Giuliano. E IKEA vi ringrazia con un buon acquisto di 10 euro fino a un massimo di 5 buoni acquisto. Quante coperte sono state raccolte in passato? L'anno scorso, solo con i due negozi milanesi, abbiamo raccolto ben 3.600 coperte e sono state ridistribuite tutte. Quindi quest'anno siamo in tre negozi, c'è anche San Giuliano, speriamo di raccoglierne ancora di più. Finita questa campagna, ne partirà un'altra per far giocare i bambini? Sì, finito il 24 ottobre, riscalda la notte, partirà dal 25 ottobre al 31 ottobre la grande raccolta di giocattoli, mi raccomando, funzionanti, sicuri per i bambini che ne hanno bisogno per sostenere il diritto al gioco. E anche lì ci sarà un premio da parte di IKEA? Sì, IKEA vi ringrazia con un buon acquisto, ma bisogna scoprire come. Quindi venite in negozio a informarvi e visitate il nostro sito. Grazie.